A Grosseto rimane alta l'attenzione per quello che riguarda la querela relativa alla moschea in pieno centro nell'ex cinema Maraccini. E dopo la polemica dei giorni passati, il sindaco Bonifazi comincia a distinguere fra realtà islamiche all'interno del territorio comunale e il lancio delle proposte. Per dare il quadro complessivo della situazione, sono stati proprio la maggior parte degli islamici che si sono staccati dall'ipotesi Maraccini. È nato un altro centro culturale finanziato completamente con i soldi della comunità islamica albanese in via Genova. Loro si sono addirittura autofinanziati e resi disponibili a fare del volontariato anche di pulizia della città, di interventi nella città, così come stanno facendo la comunità turca e altre cose. C'è l'ipotesi di affidare la manutenzione dei parchi pubblici ad associazioni religiose. Cosa ne pensa? Io penso che sia giusto, perché secondo me certe persone che fanno il volontariato lo fanno con molta più dedizione di altre persone che ci sono al lavoro. È una politica diversa, secondo me, e la trovo giusta. Meglio. Il sindaco potesse fare di meglio, no? Sì. Meglio di queste cose. La comunità islamica albanese conferma l'interesse. Una proposta fatta anche al sindaco di Grosseto riguarda a pulizia di giardini, di cui come vediamo insomma nei giorni di oggi c'è qualcuno magari che noi molto volentieri possiamo farlo, visto che ci giocano anche i bambini, insomma è una cosa, ci fa molto piacere, insomma fa parte anche del volontariato, quindi almeno di domenica che possiamo volentieri dedicare questa giornata, insomma una coppia per ogni domenica. Per TGT, Luciano Calì.